Ma che bello show, ma che bello show, ma che bello show, ma che bello, ma che bello, ma che bello show. Bello, molto bello. 5, 4, 3, 2, 1, in onda! Siamo in onda? Signori, è per me un onore presentare oggi questa trasmissione televisiva, che come saprete si intitola Ma che bello show! Finalmente. Finalmente ho la possibilità di mettere in evidenza e dimostrare che sono un professionista vero io, al contrario di quei due deficienti che sono di là e che, diciamocelo ragazzi, non sono neanche simpatici. E poi c'è da dire che oltremodo quei ragazzi... Cosa stai facendo? Sto presentando, eravate in ritardo. Ma forse perché qualcuno ci ha legato ad una serie. Ma chissà. Non faccio nomi, ma era qualcuno che ti somigliava molto. Un sosia, ci sono i sosia. Che fai adesso? Vai via. Scusate ancora, gentili telespettatori, ma non vi preoccupate perché d'ora in avanti non ci sarà più nessun imprevisto. Ma d'altronde si sa, è proprio questo il bello della diretta. Bene, scusate, adesso usciamo subito. Certamente. Bene, meno male che siete arrivati, ragazzi. Nutro stima e affetto nei vostri confronti. Resto, che faccio? Vai via! D'altronde, è questo il bello della diretta. Eccomi, cominciamo! Finalmente! Benvenuti! Benvenute! Non c'è bisogno di specificare, all'interno di benvenuti c'erano anche le donne. E poi uomini e donne non si dividono, sono uguali. Io non so che donne conosci tu. Possiamo andare avanti? Sì. Comunque, questa sarà una trasmissione di informazione. Di attualità. Di cultura. Di intrattenimento. Di... Ho finito le parole, dammi un... Io le due che ho detto le ho dette solo perché oggi le ho lette sul vocabolario, quindi... Va bene, comunque dicevamo, avremo con noi ospiti importantissimi come attori... Attrici... Sportivi... Donne... Politici... Prostitute... Non si può dire, siamo in televisione... Non si può dire, non lo sapevo, scusate, ma... Rimedio subito, avremo come delle puttane... No! Silenzio, lasciamo stare. E comunque, signori, questa sarà una puntata da non perdere. Esatto. Oddio. L'ho persa. Cosa? La puntata, mi dispiace. Beota, è un modo di dire, no? È un modo di dire, dillo subito, eh. Ma cos'hai nel cervello, le scimmie urlatrici? Chissà come si incassa il WWF adesso. Lasciamo perdere e adesso mandiamo in onda un bellissimo trailer. Esatto, perché noi ogni puntata avremo due momenti dedicati al cinema. Esatto, e adesso gustiamoci il trailer. Il nuovo capolavoro del regista di Mari e Monti e Prati e Fiori. Tu riesci a vedere il futuro? Ma che idea! Un film pieno di passione. Sono contento per te. Un film avvincente. Ma allora tu sei inseguito da un killer? Ma no, ma come ti viene in mente? Prossimamente al cinema, che fine ha fatto lo sceneggiatore? Facciamo qualcosa. Meglio non far niente. E adesso è arrivato il momento delle nostre interviste dove ci occuperemo di politica e economia. Oh, così finalmente la smetteranno di dirci che ci occupiamo solamente di cose futili. Vabbè, anche se poi in fondo è vero, eh. Allora, tu non mi devi smentire, tu devi sempre darmi ragione, hai capito? Sempre? Certo. E adesso mandiamo in onda il servizio che è meglio. Sì, è meglio.
Scusi, per favore, lei ci saprebbe proporre una soluzione alla disoccupazione in Italia? Le metto io. Come sistemate, vai. Vai. Ok. Ma in pratica perché c'è anche i vecchi, e uno dice in pensione, però perché se non ci vanno, vanno in pensione. Allora, i giovani che invece sono, non trovano lavoro perché i vecchi sono sempre. Ecco, te come potresti ritrovare una soluzione? Perché i vecchi, come? In modo anche che i vecchi, cioè che le persone anziane insegnino a quelli più giovani come poter affrontare meglio il mondo del lavoro. Ma ha tolto le parole di bocca. Ma io credo che bisognerebbe maggiormente preoccuparsi dei contratti, dei tipi di contratti, di... Grazie. Ciao, che ciao? Tanto quella tagliamo. C'è un ciuffo fuori fuoco. No, grazie. Di tipo dei contratti per niente. Contratti per gareato, contratti part-time. In Italia non esistono dei contratti part-time, seri. Quanto si riba tanto perché bada o perché? Perché assistenza di persone. Assistenza che sì. Sarebbe una per me, quello che posso pensare. No, poi tante volte si parla di legalità, questa azienda, uno dice l'azienda Maria non è trasparente, però uno dice può essere trasparente, io non è perché non la questo vedo. Questo purtroppo succede spesso e si va dietro anche a magari a delle. Diciamo che a volte ci si attaccano un po' a questo discorso. No, è la terribile quando poi si attaccano. È terribile. Si attaccano. Ecco, ma tu, perché ora si dice tanto la crisi, cioè la crisi perché i soldi ci sono, però poi la gente va in vacanza, anche, ecco, però se uno dice l'azienda non è trasparente, però io dico anche se è trasparente uno va lì e non entra perché non la... Ecco, tu sei d'accordo? È d'accordo. Oh, non parlo italiano. Bene, davvero fantastico. Sì, davvero fantastico, sì. Ma adesso cambiamo argomento perché abbiamo con noi un ospite. È verissimo, abbiamo con noi un ospite. Bene, abbiamo con noi l'uomo che secondo il Guinness dei primati è l'uomo più sfortunato al mondo con le donne. Sì, è l'uomo più sfortunato al mondo. Adesso basta darmi ragione. Presenta l'ospite, va che è meglio. Cioè, prima dovevo e ora invece niente. Vai. Presentalo, vai. Non ci capisco più niente. Bene, presentiamo l'ospite, è qui con noi il signor Luigi Sbrodola Libri. Si accomodi, signor Sbrodola Libri, benvenuto. Buonasera, prego, si accomodi. Buonasera, è un piacere di conoscerla. Ebbene, ci dica, signor Sbrodola Libri, è vero che lei è così sfortunato con le donne? Sì, certamente, sì. E per piacere, ci faccia un esempio così per capire. Ieri mi sono messo con una bellissima ragazza musulmana. Bene, alla faccia della sfortuna. Mi ha lasciato dopo 7 minuti, diceva che andavo contro i principi della sua religione. E come mai, scusi? Diceva che era un maiale. Dispiace, ma si sa che le donne sono strane del resto, no? A me, per esempio, l'ultima mi ha lasciato perché diceva che non le davo garanzie. E allora? E che cazzo sono, in una caldaia? Per favore, signor Sbrodola Libri, ci potrebbe raccontare la sua prima volta? Sì, me la ricordo come se fosse oggi. Lei si chiamava Gwendalina. Andai a casa sua e la trovai in 2 pezzi, distesa. Beh, voglio dire, pronta e vogliosa di fare l'amore. Alla faccia della sfortuna. La polizia disse che era appena passato Mario. E chi è Mario, l'amante? No, lo squartatore. Mi spiace veramente moltissimo. Serio? Serio. No, scusi, ci dispiace. E comunque, lei perché non ha successo con le donne? Come mai? Non lo so, non sono apprezzato. Oggi una ragazza mi ha toccato il culo, poi si è voltata e ha detto: ehi, ma fa cagare! È il culo, cos'altro deve fare? Ci dispiace veramente moltissimo, sono esperienze che toccano nell'intimo. Non toccano nell'intimo! Serio? Signor Sbrodola Libri, c'è mai stato un momento della sua vita in cui lei si è sentito, diciamo, depresso? Sì, quando avevo 18 anni. Ero triste perché tutti i miei amici erano fidanzati e io no. Ero così solo che misi la tariffa del cellulare mia e mia. Però era un bel affare. Bene, diciamo così, almeno non pagava. Alla faccia della sfortuna. Serio? No, dai, leggi la domanda. È un problema, se ci dispiace.
scusate, scusate. No, 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 è che anch'io la compatisco. Comunque, ci dica, lei è mai stato fidanzato? Sì, un mese. Ed è stato terribile, perché lei amava tantissimo i preservativi alla fragola. Beh, ma a me sinceramente questo non sembra un problema. Voglio dire. Ma non mi faceva mettere, mi faceva mangiare insieme a lei con la panna. Va bene, ma serio? Ma poi dopo, voglio dire, facevate l'amore, no? Eh no, perché li finivamo tutti e lei diceva, io voglio fare solo sesto sicuro. Bene, alla faccia dell'igienista. È patetico questo. Zitto, ma cosa di qua chi? Davvero mi mangio il culo. Ma perché mi deve prendere in giro? Cioè, che ospite è? Oh, con le mani, eh. Calmi, signor Zanetti, vediamo, calmi. Vediamo, dai, su, dai. No, per piacere all'estintore, no! Noi intanto mandiamo in onda un altro bellissimo trailer!